4 milioni sono i fondi intercettati da Pesaro con il bando ITI per il progetto promosso dal sindaco Matteo Ricci e dall'assessore delle Noci per il campus della musica. Un progetto innovativo che è stato presentato venerdì scorso nella chiesa di Santa Maria Maddalena. A seguito dell'ottenimento attraverso la regione dei finanziamenti europei sull'agenda urbana, la fetta dei fondi pesaresi, spiega l'assessore, sarà investita per la ristrutturazione di Palazzo Ricci con l'inizio dei lavori nel 2020. Da venerdì è scattata la fase progettuale, evidenziato, e guardando al futuro poi ha proseguito. Un campus della musica che da oggi troverà, da qui in futuro, un unico luogo, un unico spazio dove attirare studenti, ricercatori, imprenditori, uno spazio di co-working, uno spazio dove la musica sia l'elemento essenziale. E proprio nella ristrutturazione di un palazzo di fianco al conservatorio, in quella meravigliosa location che è la Piazza Olivieri ristrutturata, quello sarà il luogo destinato al campus della musica del futuro. Inoltre sarà occasione il progetto anche di un concorso di idee insieme alla prospettiva di una legge regionale sulla musica. Palazzo Ricci, ha spiegato il sindaco, è uno dei progetti più rilevanti. In questo caso le risorse rafforzano il cuore della città della musica, ampliando gli spazi per il conservatorio, la Fondazione Rossini e la ricerca, con l'obiettivo, conclude, di costruire un pezzo di economia nuova.